Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo, secondo il mio punto di vista, se vale la pena spendere quasi 400 euro, come nel mio caso, per comprare un Apple Watch. In questo caso è nella versione 8. Ma in ogni caso stiamo parlando di comunque l'Apple Watch che possa essere versione 7, versione 9, insomma sono tutte abbastanza similari con delle piccole migliorie. Ho già fatto un video unboxing settimana scorsa e a distanza di una settimana mi sento di dare alcuni paragoni riguardo questo orologio. Allora, sicuramente stiamo parlando di un prodotto, a mio avviso, di qualità. Ha una cura al dettaglio che fa piacere avere. Si percepisce che è un orologio che ha una cura al dettaglio molto alta e che ti rendi conto che ti fa piacere avere al polso. Quindi di conseguenza io dopo una settimana che l'ho tenuto al polso mi sono reso davvero conto della qualità che offre questo prodotto, partendo già semplicemente dalle watch face che hanno una qualità che insomma sono abbastanza anche basilari, però sono fatte davvero davvero molto molto bene e ti danno proprio l'impressione della cura. Guardate qui che animazioni ha questa watch face. Lo schermo è bellissimo. È un prodotto di tutto rispetto, però comunque stiamo parlando di un prodotto di 400 euro, quindi è una fascia di prezzo molto elevata e sicuramente, nonostante tutto, c'ha dei problemi, o meglio, non è perfetto, nonostante il prezzo. Non è perfetto perché io come lati negativi ho trovato sicuramente la batteria di questo dispositivo, perché se a me piace utilizzarlo anche come monitoraggio del sonno, questa è una grande limitazione perché significa che la notte invece di tenerlo al polso e monitorare il sonno lo devo mettere in ricarica. Questo Apple Watch 8 in realtà dura un giorno e mezzo, quindi dovete monitorare una notte e poi caricarlo, diciamo, il giorno successivo. Ma se si hanno degli impegni o comunque non si riesce a ricaricarlo, risulta un problema perché poi magari il giorno dopo, possiamo avere l'Apple Watch scarico e quindi questo è, diciamo, una limitazione incredibile perché comunque è un prodotto molto efficace, molto potente, però poi se la batteria mi dura così poco, inizia ad essere un problema. Seconda cosa che non mi è piaciuta di questo Apple Watch è che quando mi arriva una notifica, in questo caso non ne ho, ma quando mi arriva una notifica, in particolare una notifica di un messaggio vocale, io non posso ascoltarlo. E penso nella mia testa, io l'ho comprato principalmente per rispondere ai messaggi, quindi se mi arriva un messaggio vocale vorrei ascoltarlo subito anche dal mio Apple Watch. Questa cosa non si può fare, a meno che ragazzi non si scaricano applicazioni di terze parti come questa qui, perché poi alla fine faccio prima ad aprire il telefono e in questo caso poi rispondo direttamente dal cellulare se devo perdere tutto questo tempo poi per andare a ascoltare l'audio e poi risponderlo. Quindi questa per me è stata un'altra nota negativa. Perché se mi arriva un messaggio vocale, io voglio subito ascoltarlo dalle tendine e voglio subito rispondere. È anche per questo che l'ho comprato, soprattutto per il lato delle notifiche. Quindi il lato negativo è anche la possibilità di rispondere ai vocali, mentre messaggi normali, tutto perfetto anche nel lato risposta. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è l'implementazione che c'è negli sport. Vi faccio vedere. Ad esempio, se io vado qua negli sport, vedete? Io ad esempio a volte pratico il salto della corda, però ho notato che questo Apple Watch non monitora quanti salti fai. Cioè l'unica cosa che monitora in questa schermata è il battito cardiaco, quindi lascia un po' il tempo che trova perché io vorrei avere anche altri parametri specifici nel allenamento che tu mi hai selezionato. Ok, c'è la possibilità dunque di scaricare app di terze parti, infatti l'ho fatto. Eccola qui. E questa in poche parole ti riesce a contare i salti con la corda, ma come sempre lascia un po' il tempo che trova. Perché devo scaricare altre app che non siano comunque di serie, tra virgolette? Non lo so, lo potevano implementare già direttamente nello sport originale dell'Apple Watch. Poi,
L'altra cosa, parliamo dei quadranti. I quadranti praticamente ci sono solo quelli di originali Apple. Ok, sono molto carini, però magari a lungo andare possono stancare e quindi si ha la voglia di cambiare. In questo caso, però, l'unica, o meglio, ci sono alcune applicazioni di seconda mano che ci permettono di mettere delle altre watch face che però, ragazzi, non funzionano molto bene. Ritorna alla schermata originale che abbiamo impostato, quindi lasciano un po' il tempo che trovano. Insomma, non è una soluzione che mi è piaciuta, perché mi sarebbe piaciuto magari che loro approvassero delle watch face create dagli utenti, magari in questo modo per avere un po' più di personalizzazione, o comunque di inserire più watch face anche un po' più dettagliate, come magari sono abituato io con altri orologi che dopo vediamo. Ultima nota negativa, secondo me, è il prezzo, perché credo che il prezzo sia troppo elevato per questo prodotto. Non che non gli valga, attenzione, perché comunque è un prodotto di altissima qualità, lo si percepisce utilizzandolo tutti i giorni, però secondo me il prezzo è sicuramente pompato, tra virgolette, dalla mela morsicata, che quindi, come già sappiamo, i loro prodotti costano più del resto del mercato. Insomma, questi sono i lati negativi che ho trovato all'interno di questo Apple Watch, che comunque, diciamo, non costa poco e quindi dà fastidio averli, o almeno nel mio caso ho ricevuto davvero tanto fastidio ad averli. Poi, come lati positivi, sicuramente, ragazzi, è un prodotto incredibilmente qualitativo, perché lo si percepisce su tutto, già navigando solo nel menu, dalla sveglia, dalle tantissime cose che si possono fare. E, per esempio, ho amato molto pagare con Apple Pay, comodissimo, cosa che non avevo mai fatto tramite un orologio. Le animazioni sono spettacolari, spettacolari veramente. Quando arriva un messaggio, guardate già qui, per esempio, questa watch face, cioè, è curata nei minimi dettagli. Stessa cosa per le altre watch face, ad esempio, guardate questa. Cioè, c'è un dettaglio veramente non indifferente. E quindi è anche per questo che si fa amare, perché c'è proprio curato in tutto. Mettiamo un attimo da parte il nostro Apple Watch, che come sappiamo in questo caso il Serie 8 costa quasi sui 400 euro, e iniziamo a valutare magari qualche prodotto che potrebbe in qualche modo sostituirlo. Voglio partire subito dal prodotto più economico, che costa 10 volte in meno, e stiamo parlando, ragazzi, della nuova Band 8, che adesso si chiama Smart Band. Questa Smart Band è praticamente completissima, dipende poi da quello che noi vogliamo fare. In questo caso, questa Smart Band che cosa fa? Sicuramente è un'autonomia incredibile, ci monitora il sonno, battito cardiaco, ha un'implementazione degli sport impressionante, perché ci sono tutti gli sport all'interno. E vi faccio vedere, a differenza di prima, se faccio salto con la corda, vedete qui un prodotto di soli 40 euro. In questo caso non me la fa. Ecco qui, un prodotto di soli 40 euro, guardate che display incredibile. E guardate qui, mi conta anche il numero di salti, ok? Ma stiamo parlando di un prodotto di 40 euro. Perché non mi implementano questa cosa anche su un prodotto di 400 euro? Sicuramente è fattibile, quindi perché non farlo? Insomma, in questa nuova band hanno inserito un display da 60 Hz e si vede tutto. Infatti ha una fluidità incredibile nel menu. Ha la possibilità di leggere l'ossigeno nel sangue, il sonno, e in questo caso non è assolutamente un problema, perché durando tantissimi giorni al polso non riscontrerete il problema del monitoraggio del sonno. Quindi, per chi come me piace anche indossarlo la notte, io lo trovo comodissimo. Poi dipende anche dal peso e dal cinturino che ha, è un prodotto davvero molto. Molto, cioè, ragazzi, stiamo parlando che costa 10 volte il meno, e onestamente non gli si può dire assolutamente niente. La pausa automatica, cosa che non ha l'Apple Watch, quindi se si fa un'attività, una camminata, una corsa, questo qui va in pausa in automatico, mentre l'Apple Watch no, e poi si rischia di ripartire e ci si dimentica, insomma, di far ripartire la corsetta, insomma.
Battito cardiaco, ragazzi, li ho provati insieme e posso dirvi che praticamente il battito è identico, cioè si ritrovano. Se invece poi vogliamo postare un prodotto più costoso, però diciamo non quanto l'Apple Watch, vi posso consigliare questo Huawei Watch, in questo caso è GT3. Ma in realtà è appena uscito anche il GT4 e questo prodotto sicuramente ci offre un display più ampio rispetto alla Band, quindi per chi ama un vero orologio, quindi con display più ampio. Poi abbiamo la diciamo rotellina qui proprio come l'Apple Watch, quindi si può navigare tra i menu comodamente scorrendo con questa rotellina. E insomma qui abbiamo anche tantissima possibilità di fare sport, compreso salto con la corda, con il conteggio dei salti e tanto altro, ma non solo. Qui in realtà ci sono meno sport rispetto a questa band, però tutto sommato ci si ritrova perché ne sono tantissimi. Possiamo monitorare il battito cardiaco, insomma sempre le stesse cose, ossigeno nel sangue. E l'unica vera nota aggiuntiva forse rispetto a questa Mi Band è che ha uno schermo più ampio, quindi per chi ama un vero orologio avere questo schermo è sicuramente più bello da vedere. Cioè, insomma, si vede che è uno schermo molto più bello, mi piace molto. Poi, essendo tondo, forse anche un po' più maschile. Vedete quante watch face si possono scaricare? Io ne ho messe davvero tantissime. E qui diciamo c'è la differenza che queste qui vengono fatte, si trovano nello store, ce ne sono davvero tantissime. Qui potete vedere l'Always On Display, anche qui batteria che dura una settimana, monitoraggio del sonno lo potete tenere sempre attivo senza problemi. E l'unica nota negativa tra tutti e due è che non si possono fare pagamenti perché non hanno NFC, mentre questo Apple Watch sì. È una cosa che mi sarebbe piaciuto comunque tenere al polso e diciamo è una comodità una volta che si utilizza. Qui abbiamo la possibilità di personalizzare le schermate andando verso sinistra. Vedete qui comunque abbiamo tutti i widget e quant'altro, è davvero un orologio secondo me completo. Possiamo ricevere le notifiche su entrambi, ma non possiamo rispondere, cosa che potevamo fare con Apple Watch, però secondo me lascia un po' il tempo che trova perché io non sempre l'ho trovato comodo. È un'opzione in più che se uno si abitua è comodo, però in realtà secondo me se ne può fare anche a meno. Ecco. Diciamo così, perché a me a volte mi è capitato che mi arrivavano i messaggi su Apple Watch, però poi per rispondere trovo più comodo comunque andare sul mio cellulare, nonostante comunque l'ho utilizzato per più di una settimana, quindi voglio dire. Insomma, ragazzi, io vi ho espresso un po' il mio parere, i lati negativi, i lati positivi che penso rispetto ai Watch, cioè i negativi di questi due è che non puoi rispondere. Mentre il negativo di questo principalmente è la batteria, quindi sono due prodotti, tre prodotti molto diversi tra loro, anche a livello di budget, però fate voi le vostre, fate voi le vostre considerazioni riguardo questi prodotti. Vi lascio comunque in descrizione i link di tutti e tre, quindi se acquistate comunque con i link che ho messo nel mio video mi aiuterete comunque a supportare il canale e mi ringrazierete per aver fatto questo video. Insomma, ragazzi, io vi ringrazio, lascio a voi i commenti, ditemi che cosa ne pensate riguardo le mie riflessioni riguardo questo Apple Watch, ma riguardo anche tutti gli altri orologi. Io vi ringrazio e noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.